ragazzi, bentornate! Allora, come avrete capito dal titolo, mi sono finalmente decisa a fare questo video sui miei regali di Natale. Ovviamente sono in ritardo rispetto a tutte le altre, ovviamente, altrimenti non ero io. Vi farò vedere tutto quello che mi hanno regalato a Natale quest'anno. Devo dire che mi è andata anche abbastanza bene. In realtà era una cosa che vi ho chiesto io a voi su Facebook, sul profilo Sarah Berry. Se volete aggiungermi su Facebook, è un profilo normalissimo, aggiungetemi proprio come se fossi una vostra amica, sarò molto contenta di accettarvi. Trovate tutti i link giù nell'info box, anche dell'Instagram, insomma, se volete seguirmi extra YouTube. Sì, ho chiesto a voi se vi poteva interessare il video sui miei regali di Natale, mi avete risposto che la curiosità è donna, ed è vero, anche io mi sono guardata un sacco di video di altre ragazze, quindi perché non farlo anche io? Non è per vantarmi assolutamente, perché tanto, cioè, voglio dire, in realtà quest'anno non avevo desideri speciali, ho più o meno tutto quello che mi serve, sono una ragazza fortunata, devo ammetterlo, non posso lamentarmi. Ah, un'altra cosa, scusatemi la voce, no, non molto carina, però purtroppo sono raffreddata, perdonatemi, quindi spero che non vi dia fastidio. Comunque, parto immediatamente e vi faccio vedere i regali che mi sono stati fatti e poi quelli che mi sono comprata un pochino da sola. Parto da mia mamma, che siamo andate a fare shopping insieme, mi ha regalato un maglioncino bellissimo da questa marca che si chiama Sophie Charlotte, da un negozio che sta a Roma 2, nel centro commerciale Roma 2. Non è molto economico, devo dirvi la verità. Comunque è un semplice maglioncino grigio e veste molto bene. In realtà è costato un po' tanto per essere un semplice maglioncino grigio. Credo che sia intorno ai 50 euro questa cosettina qui. Però stranamente è molto caldo, è molto confortevole, davvero mi è piaciuto tanto. Mi ha preso anche questa gonnellina qui, scozzese, molto carina, la volevo. In realtà è molto rock and roll, se ci pensate, perché se la mettete con, non so, un giacchino di pelle, è molto bella, con delle calze coprenti nere, molto carina. Va un pochino a vita alta anche questa e ha questi spacchini qui. Poi vi faccio vedere questa scatola qui che mi è stata regalata e mi è piaciuta tantissimo perché è dei provenzali. Quando l'ho vista non è che abbia tipo avuto "ah, che bello", no, non sono stata molto contenta, però poi leggendo il contenuto sì. Ora vi spiego anche perché i provenzali, proprio questa è proprio linea bio, quindi veramente senza schifezze. Crema viso e latte viso, latte detergente, e mi servivano entrambi perché volevo proprio cambiarli. Non mi sarebbe mai venuto in mente di andare al negozio e comprarmi una crema dei provenzali, quindi sono molto contenta. La confezione mi è piaciuta parecchio. E la crema viso, che è tanta e l'ho anche annusata, è davvero molto buona. All'olio di rosa moscheta, fa capire, boh. Mio fratello mi ha regalato il pacchetto più interessante, che è questo qui di Sephora. All'interno c'era questa bellissima scatola, non so se si vede ma è molto glitterata. E all'interno di questa scatola c'era un buono, almeno il buono, guarda, quando ogni volta che lo vedo alle casse mi fa impazzire questa bustina così. Comunque una carta regalo, non so all'interno quanto ci sia di soldi, in denaro, di pecunia, non lo so. Sono molto curiosa di scoprirlo. Attualmente non ho bisogno di cose in particolari, l'unica cosa che avevo pensato che potevo comprarmi è la Chocolate Soleil di La Too Faced, quindi la terra abbronzante, la terra che poi uso solitamente io per fare un pochino di contouring. È caduto. Avevo in mente quella, però adesso vi rigiro la domanda a voi. Se voi aveste una carta regalo da Sephora, cosa vi comprereste? Cioè, cosa mi consigliate? Vi chiedo questo piccolo consiglio, fatemelo sapere nei commentini qua sotto. Sì, Chiara mi ha regalato queste due candeline qui di Yankee Candle. Una è la Soft Blanket, che è la mia preferita in assoluto. Io ho la candela, quella proprio di vetro col barattolino, che ancora non l'ho accesa. Me l'ha regalata sempre lei anni fa, ma io non ho il coraggio di accenderla. Io ogni tanto la apro, la sniffo e la richiudo perché sono molto gelosa e non riesco proprio a finirla. Quindi mi ha regalato questa candelina qui, così almeno questa la posso usare, perché vabbè, dai, cioè, piccolina, si può fare. E questa, ragazzi, io ogni volta che vado a Yankee Candle posso sentire tutte le profumazioni del mondo, ma questa è la mia preferita in assoluto, ognuno ha la sua. E poi volevo provare anche questa qua, la Vanilla Cupcake, però è decisamente buona, è un profumo decisamente caldo, avvolgente,
L'unica cosa è che appena arrivata a casa e appena messa in camera mi ha un po' stuccato, nel senso che mi ha un po' stufato perché è veramente molto dolce, quindi l'accenderò, vediamo come va e poi vi saprò dire meglio, però fatemi sapere voi quali altre avete. Adesso vi faccio vedere le cose che mi sono autoregalata, perché sono andata un po' in giro per negozi dopo Natale, prima di Capodanno, per vedere un po' cosa c'era in giro, e sono andata nuovamente da Candida, perché Candida è un negozio low cost che a me piace tanto. È un altro maglioncino grigio, così. L'unica cosa è che ha questa particolarità di avere uno spacco enorme ai lati ed è molto lungo. Cercavo un maglioncino così, bello lungo, da mettere con dei shorts invernali e delle calze e delle parigine. Non so perché adesso ultimamente sto in fissa con le parigine, anche se ancora non l'ho mai indossate. Quindi questo bel maglioncione lunghissimo mi è piaciuto proprio tanto. E ha pagato, cioè vi dico solamente che è stato 9,99, cioè 9,99 euro, c'era un piccolo saldo, un piccolo sconto da 11,99 euro, quindi vabbè, ho risparmiato 2 euro, mi sento molto felice. Ed infine sono andata da Telly Welly. Non si chiama Telly Welly, lo so, io lo chiamo Telly Welly perché non riesco a dire Telly Welly, per me sarà Telly Welly. Allora, vi avverto che sicuramente a qualcuno di voi potrà non piacere questo tipo di scarpe, lo ammetto. Io neanche sono stravedo, le cercavo più o meno così, le ho trovate, erano in saldo, le ho prese alla cassa, mi hanno fatto un ulteriore sconto, le ho pagate 9,99 euro, quindi sono stata anche un po' più contenta, e sono queste qui. Che lo so che a tante di voi possono non piacere, l'unica cosa è che io riesco a indossare solamente questi bei tacconi grossi perché io sono molto impedita a camminare nella vita. E non sono enorme, però ho la delicatezza e la grazia di un ippopotamo, non sto scherzando. Sono un pochino grandi, sono un numero 40, io porto il 39, però vabbè, metterò una soletta, tanto cioè da 39 a 40 sempre piedone ho, non è che devo fare la graziosa. Comunque mi piacevano, fatemi sapere se vi piacciono, so che possono non essere a gusto di tante, però boh. I regali sono terminati, a parte quello di Sephora che ho un anno di tempo per poterlo consumare, diciamo, tra virgolette, per poterne approfittare. Io spero che a voi il vostro Natale è andato bene, vi auguro davvero un buon anno perché abbiamo riniziato il 2016, chissà come sarà, che cosa ci porterà. Ovviamente vi invito a mettermi un pollice in su se vi è piaciuto il video, iscrivetemi se ancora non l'avete fatto, siete comunque le benvenute perché ho visto che ci sono tante ragazze nuove, quindi vi do un benvenuto, grazie per esservi iscritte. Soprattutto, se non lo sapete, il video precedente a questo ho fatto un piccolo giveaway, quindi se ancora non avete partecipato e volete farlo vi rimando al video. Per ora io vi saluto qui, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!